A nome della mia famiglia, di Casa Memoria e dei compagni di Peppino, e voglio ringraziare i compagni di Rifondazione Comunista che hanno accolto il nostro appello di organizzare in tutto il territorio nazionale tutta una serie di iniziative, di presidi, di incontri per ricordare Peppino. Noi siamo molto emozionati, vi ringraziamo sul vero senso del termine perché voi siete stati sempre vicino alla nostra causa, ci avete sostenuto fin da quando Peppino è stato ucciso, fin dall'indomani quando i mafiosi e le istituzioni tentavano di farlo passare per terrorista, il ruolo di allora di Democrazia Proletaria. E nella fase successiva di Rifondazione Comunista è stato determinante, soprattutto con il lavoro parlamentare che ha fatto il compagno, che ha portato avanti il compagno Russo Spena per quanto riguarda la Commissione parlamentare antimafia che ha elaborato quella relazione sui depistaggi che è stata fondamentale affinché Peppino venisse restituita la giusta immagine. E vi ringraziamo tantissimo perché ancora oggi voi state dimostrando di essere vicini a noi. Noi cercheremo di andare avanti, quantomeno per raggiungere un obiettivo importante, quello di continuare a portare avanti le battaglie sociali, di stare in mezzo alla gente, di sostenere i movimenti che sono, diciamo, il sale della democrazia in questo paese. E la cosa importante è di iniziare a porci seriamente, il raggiungimento di un obiettivo che è quello di costruire una sinistra alternativa, una sinistra rivoluzionaria che possa veramente riprendere le battaglie che Peppino portava avanti, che sono le battaglie ecologiche, le battaglie sociali assieme ai contadini, presenti nei luoghi di lavoro, le battaglie affinché possiamo veramente restituire dignità a quelle persone che ne hanno bisogno a favore degli immigrati e a favore delle classi subalterne. Io vi saluto affettuosamente, incontriamoci il più presto possibile perché io credo che è importante continuare sulla strada e sul percorso di Peppino, con le idee e il coraggio di Peppino.